Ciao a tutti e benvenuti alla sezione numero 16 del 31 gennaio 1981. Andiamo a vedere cosa ci dice Ra. Io sono Ra, vi saluto nell'amore e nella luce dell'infinito creatore. Ora comunichiamo. Intervistatore, man mano che pongo le domande, sfortunatamente ci saranno non udibile. Penso alla direzione nella quale intendo proseguire nell'investigare la legge dell'uno. Comunque, ho qualche idea riguardo ad alcune domande e poi di nuovo non udibile. Potrebbe trattarsi di domande stupide, non lo so, ma ancora un pezzettino non udibile. Provando a creare un libro completo e obiettivo sulla legge dell'uno che tenga conto esso stesso della legge dell'uno. Spero che, ancora una parte non udibile, ridicolo. Vorrei chiedervi, tenendo in considerazione la distorsione della legge dell'uno del libero arbitrio, come fanno i guardiani a mantenere la terra in quarantena? Questa quarantena ricade all'interno della distorsione del libero arbitrio? Io sono Ra e i guardiani sorvegliano la distorsione del libero arbitrio dei complessi mente-corpo-spirito di terza densità su questa sfera planetaria. Gli eventi che hanno reso necessaria l'attivazione della quarantena stavano interferendo con la distorsione del libero arbitrio dei complessi mente-corpo-spirito. Intervistatore, magari posso sbagliarmi, ma mi sembra che la possibilità di interferire ricade nel libero arbitrio, ad esempio, nel gruppo di Orione. Com'è che questo viene bilanciato con l'altro concetto che ci avete appena fornito? Io sono Ra. Il bilanciamento avviene da dimensione a dimensione. I tentativi dei cosiddetti crociati di interferire con il libero arbitrio sono accettabili nella dimensione della loro comprensione. Tuttavia, i complessi mente, corpo, spirito di questa dimensione, che voi chiamate terza, costituiscono una dimensione di libero arbitrio che non è in grado, diciamo, di riconoscere appieno le distorsioni verso la manipolazione. Pertanto, per bilanciare le variazioni dimensionali di vibrazione è stato messo in atto una quarantena, ovvero una situazione di bilanciamento attraverso la quale il libero arbitrio del gruppo di Orione non viene fermato, ma gli viene presentata una sfida. Allo stesso tempo, la libera scelta del gruppo di terza densità non viene ostacolata. Intervistatore, queste finestre che si presentano, che fanno passare il gruppo di Orione di tanto in tanto, hanno qualcosa a che vedere con questa distorsione del libero arbitrio? Io sono Ra, esatto. Intervistatore, potresti dirmi come funzionano? Io sono Ra. La migliore analogia sarebbe entro certi limiti quella di un generatore di numeri casuali. Intervistatore, qual è la fonte di questo generatore di numeri casuali? Esso viene creato dai guardiani per bilanciare la loro sorveglianza o è una fonte diversa dai guardiani? Io sono Ra. Tutte le fonti sono uno, tuttavia, comprendiamo la tua domanda. Il fenomeno delle finestre è un fenomeno di altri sé rispetto ai guardiani. Esso opera dalle dimensioni che si trovano al di là dello spazio-tempo, in quello che potreste chiamare l'area dell'energia intelligente. Come i vostri cicli, questo bilanciamento e questi ritmi sono come lo scoccare dell'ora di un orologio. Nel caso delle finestre, nessuna entità possiede l'orologio, pertanto tali fenomeni sembrano essere casuali. Essi non sono casuali nella dimensione in cui viene prodotto tale bilanciamento,
È questo il motivo per cui abbiamo detto che l'analogia presentava certi limiti. Intervistatore, quindi questo bilanciamento delle finestre fa sì che i guardiani non riducono la loro polarizzazione positiva, come succederebbe se eliminassero totalmente il contatto di Orione, facendovi da scudo, è esatto? Io sono Ra. Questo è parzialmente esatto. In effetti, il bilanciamento garantisce l'apporto di afflussi positivi e negativi in egual misura, bilanciati dalle distorsioni di mente, corpo, spirito del complesso sociale. Pertanto, nella vostra particolare sfera planetaria sono necessarie meno informazioni o stimoli negativi, come voi li chiamereste, rispetto a quelli positivi, per via dell'orientamento piuttosto negativo della distorsione del vostro complesso sociale. Intervistatore, in questo modo il libero arbitrio totale viene bilanciato così che l'individuo possa avere la stessa opportunità di scegliere il servizio agli altri o il servizio a sé. È esatto? Io sono Ra. È esatto. Intervistatore, credo che questa sia una profonda rivelazione sulla legge del libero arbitrio. Grazie. Questa è una domanda secondaria per fare un ulteriore esempio di tale principio. Se la Confederazione atterrasse sulla Terra, i suoi membri verrebbero considerati come degli dèi e questo violerebbe la legge del libero arbitrio, riducendo così la loro polarizzazione verso il servizio degli altri. Presumo che la stessa cosa accadrebbe se fosse il gruppo di Orione ad atterrare. Se riuscissero ad atterrare e ad essere considerati come degli dèi, in che modo questo inciderebbe sulla loro polarizzazione verso il servizio a sé? Io sono Ra. Nel caso di un atterraggio di massa da parte del gruppo di Orione, l'effetto sulla polarizzazione sarebbe quello di un notevole incremento nella direzione del servizio a sé, esattamente l'opposto di quanto accadrebbe nel primo caso che hai menzionato. Intervistatore, se il gruppo di Orione fosse in grado di atterrare, questo aumenterebbe la loro polarizzazione? Quello che sto cercando di capire è questo. È meglio per loro lavorare da dietro le quinte, per così dire, per assoldare delle reclute sul nostro pianeta? In un modo tale che le persone del nostro pianeta si dirigano autonomamente verso il servizio a sé attraverso l'esercizio del loro stesso libero arbitrio, o sarebbe invece la stessa cosa per il gruppo di Orione atterrare sul nostro pianeta, dimostrare dei poteri eccezionali ed ottenere le persone in questo modo? Io sono Ra. Il primo caso è, mettiamolo così, più salutare a lungo termine, in quanto non verrebbe violata la legge dell'uno con un atterraggio. Pertanto, il lavoro viene svolto attraverso delle entità di questo pianeta. Nel secondo caso, un atterraggio di massa determinerebbe una perdita di polarizzazione a causa della violazione del libero arbitrio del pianeta. Comunque, si tratterebbe di un azzardo. Se il pianeta venisse conquistato e divenisse parte dell'impero, il libero arbitrio verrebbe a quel punto ristabilito. Tale possibilità viene limitato al livello delle loro azioni per via del desiderio di progredire verso l'uno creatore che caratterizza il gruppo di Orione. Tale desiderio di progredire impedisce a questo gruppo di violare la legge della confusione. Intervistatore, avete utilizzato il termine impero in relazione al gruppo di Orione. Per diverso tempo ho pensato che il film Star Wars potesse essere in qualche modo un'allegoria di parte di quello che sta effettivamente accadendo. È esatto? Io sono Ra.
È esatto nella misura in cui una semplice storia per bambini è un'allegoria di distorsioni e comprensioni di un complesso fisico-filosofico-sociale. Intervistatore, esiste un raccolto di entità orientate verso il servizio a sé, come esiste un raccolto di entità orientate verso il servizio agli altri? Io sono Ra. Esiste un unico raccolto. Le entità che sono in grado di entrare in quarta densità attraverso i propri livelli di complessi vibratori possono scegliere la modalità con cui proseguire la loro ricerca dell'uno creatore. Intervistatore, quindi quando entreremo in quarta densità avverrà una divisione, per così dire, dove una parte degli individui che passeranno in quarta densità andranno su pianeti o luoghi dove è presente il servizio agli altri, mentre l'altra parte andrà in luoghi dove è presente il servizio a sé. È esatto? Io sono Ra, è esatto. Se ho capito bene, la Confederazione ha messo in atto la quarantena 75.000 anni fa. Il gruppo di Orione ha cercato di prendere contatto con una parte di questo pianeta prima di allora o hanno... Per quanto tempo hanno cercato di non udibile contattare questo pianeta? Io sono Ra. È stato fatto un tentativo circa 45.000 anni fa. Esso non ha avuto successo. Circa 3.600 anni fa, il gruppo ha inviato un'entità di complesso di memoria sociale. Tale tentativo ha avuto un certo successo, ma il suo effetto è stato attenuato nel continuum di spazio-tempo, a partire da circa 3.300 anni fa, secondo le vostre misurazioni, questo gruppo ha lavorato costantemente per il raccolto esattamente come la Confederazione. Intervistatore, potete dirmi il nome dell'entità che è stata inviata qui 3.600 anni fa? Io sono Ra. Questa entità viene chiamata, prova a dirla ma è un po' difficile, Yahweh della vostra popolazione. Intervistatore, potete dirmi qual è l'origine dei 10 comandamenti? Io sono Ra. L'origine di questi comandamenti ha a che vedere con la legge secondo la quale le entità negative trasmettono informazioni a complessi mente, corpo, spirito orientati positivamente. Le informazioni hanno cercato di copiare o di imitare la positività mantenendo al contempo delle caratteristiche negative. Io farei un piccolo appunto qui perché avete sentito cosa ha detto Ra, che quelli che hanno impartito i cosiddetti 10 comandamenti sono stati quelli del gruppo di Orione, e cioè delle entità negative. Però hanno cercato di imitare positivamente queste informazioni mantenendo delle caratteristiche negative. Quindi i 10 comandamenti non sono orientati al 100% positivamente, perché adesso ce lo dirà Ra. Intervistatore, questo è stato fatto dal gruppo di Orione? Io sono Ra. È esatto. Intervistatore, qual era il loro scopo nel fare questo? Io sono Ra. Lo scopo del gruppo di Orione, come detto in precedenza, è la conquista e la schiavitù, cioè viene compiuto trovando e stabilendo un'elite e facendo sì che gli altri servono dell'elite attraverso diversi mezzi, come ad esempio le leggi che hai menzionato ed altre leggi che sono state fornite da queste entità. Intervistatore, il destinatario delle leggi dei 10 comandamenti era orientato positivamente o negativamente? Io sono Ra. Il destinatario era un'entità estremamente positiva e questo spiega alcune delle caratteristiche
pseudopositive delle informazioni ricevute. Così come avviene per i contatti che non hanno successo, questa entità, complesso vibratorio, Moisè, o Mosè per noi, non ha mantenuto un'influenza credibile fra quelli che avevano dapprima udito la filosofia dell'Uno. Questa entità è stata rimossa dal livello vibratorio di terza densità in una condizione di sminuimento o di tristezza, avendo perduto quelli che voi potreste chiamare l'onore e la fede con cui aveva dato l'inizio alla concettualizzazione della legge dell'uno e alla liberazione delle entità che appartenevano alle sue tribù, come venivano chiamate in quel tempo spazio. Intervistatore, se questa entità era orientata positivamente, come ha fatto il gruppo di Orione a contattarlo? Io sono Ra. Questo è stato, per così dire, un intenso campo di battaglia fra forze della Confederazione orientate positivamente e fonti orientate negativamente. L'entità chiamata Moisè era aperta alle trasmissioni e ha ricevuto la legge dell'uno nella sua forma più semplice. Tuttavia, le informazioni sono divenute orientate negativamente a causa delle pressioni da parte del suo popolo a compiere delle specifiche azioni fisiche nei piani di terza densità. Ciò ha fatto sì che questa entità rimanesse aperta al tipo di informazioni e di filosofia aventi la natura del servizio a sé. Intervistatore, è difficile che un'entità pienamente consapevole della conoscenza della legge dell'uno dica tu non devi, esatto? Io sono Ra, è esatto. Qui vorrei fare un piccolo appunto. Avete sentito cosa ha detto Ra? Che un'entità orientata positivamente, e cioè verso il servizio agli altri, e avendo la conoscenza della legge dell'uno, non può dire tu non devi, perché questo influisce con il libero arbitrio di scelta, quindi niente si può imporre, in quanto in questo caso il mio libero arbitrio sarebbe violato. Andiamo a vedere cosa ci dicerà ancora a proposito di questo. Intervistatore, potete parlarmi un po' della storia del vostro complesso di memoria sociale? E in che modo siete divenuti consapevoli della legge dell'uno? Io sono Ra, il cammino del nostro apprendimento è scolpito nel momento presente. Non esiste storia secondo il modo in cui comprendiamo questo vostro concetto. Vi preghiamo di immaginare un cerchio dell'esistenza. Noi conosciamo l'alfa e l'omega come l'intelligenza infinita. Il cerchio non ha mai fine. È presente. Le densità che abbiamo attraversato nei diversi punti del cerchio corrispondono alle caratteristiche dei cicli. Il primo, il ciclo della consapevolezza, il secondo, il ciclo della crescita, il terzo, il ciclo dell'autoconsapevolezza, il quarto, il ciclo dell'amore e della comprensione, quinto, il ciclo della luce o della saggezza. Il sesto, il ciclo della luce-amore, amore-luce o unità. Il settimo, il ciclo del portale, l'ottava, che si addentra in un mistero che non possiamo sondare. Intervistatore, grazie davvero. Nel materiale che abbiamo raccolto in precedenza, prima che cominciassimo con voi, la Confederazione aveva affermato che in realtà non esiste né passato né futuro, che è tutto presente. Questa è una buona analogia. Io sono Ra, nella terza densità esistono il passato, il presente e il futuro, da una prospettiva più elevata come quello che può avere un'entità che è stata rimossa dal continuum di spazio-tempo, si può osservare come nel ciclo del compimento esistono solo il presente.
Noi stessi cerchiamo di imparare questo concetto. Se i nostri umili sforzi sono sufficienti, al settimo livello o dimensione diventeremo uno con il tutto, non avendo più così alcuna memoria, alcuna identità, alcun passato o futuro, ma esistendo nel tutto. Intervistatore, questo significa che avrete consapevolezza di tutto ciò che esiste? Io sono Ra. Questo è parzialmente esatto. La nostra comprensione è che non avremo la nostra consapevolezza, ma semplicemente la consapevolezza del Creatore. Nel Creatore c'è tutto ciò che esiste, pertanto tale conoscenza sarebbe disponibile. Intervistatore, mi chiedevo quanti pianeti abitati sono presenti nella nostra galassia e se tutti loro raggiungono le densità superiori attraverso la legge dell'uno o se esiste un altro modo. Non mi sembra che possa esistere un altro modo per raggiungere le densità superiori, esatto? Io sono Ra. Riformula la domanda, per favore. Intervistatore, quanti pianeti abitati esistono nella nostra galassia? Io sono Ra. Presumiamo che in questa domanda tu intenda in tutte le dimensioni di coscienza o densità di consapevolezza, all'incirca un quinto di tutte le entità planetarie presentano la consapevolezza di uno o più densità. Alcune sfere planetarie sono ospitali solo per determinate densità. La vostra sfera planetaria, ad esempio, risulta ospitale in questo momento per livelli o densità 1, 2, 3 e 4. Intervistatore, bene, in questa galassia di stelle nella quale ci troviamo, quanti pianeti in totale presentano della vita consapevole su di essi, a prescindere dalla loro densità, all'incirca? Io sono Ra, all'incirca 67 milioni. Intervistatore, potete dirmi che percentuale di essi sono di terza, di quarta, di quinta, di sesta e così via, in modo molto approssimativo? Io sono Ra, una percentuale di 17 per la prima densità, una percentuale di 20 per la seconda densità, una percentuale di 27 per la terza densità, una percentuale di 16 per la quarta densità, una percentuale di 6 per la quinta densità. Le altre informazioni non possono essere fornite. Il libero arbitrio del vostro futuro non lo rende disponibile. Possiamo parlare di un aspetto. Esiste una percentuale abbastanza elevata, circa il 35% dei pianeti intelligenti, che non si adatta ai percentili. Tali misteri appartengono alla sesta e alla settima densità e non sono disponibili per la nostra discussione. Intervistatore, bene, queste prime cinque densità sono tutte progredite dalla terza densità attraverso la conoscenza e l'applicazione della legge dell'uno? Io sono Ra, è esatto. Intervistatore, quindi l'unico modo in cui un pianeta può uscire dalla situazione in cui ci troviamo, o l'unico modo che ha la sua popolazione per fare questo, è quello di venire consapevoli della legge dell'uno e iniziare a metterla in pratica, esatto? Io sono Ra, esatto. Intervistatore, puoi dirmi che percentuale dei pianeti di terza, quarta e quinta densità di cui hai parlato sono polarizzati negativamente, polarizzati verso il servizio a sé? Io sono Ra. Questo non è una domanda alla quale possiamo rispondere per via della legge della confusione. Possiamo solo dire che le sfere planetarie orientate negativamente o verso il servizio a sé sono numericamente molto inferiori
Fornirvi le cifre esatte non sarebbe opportuno. Intervistatore, vorrei fare un'analogia sul perché è presente un minor numero dei pianeti orientati negativamente e vorrei chiedervi se si tratta di una buona analogia. In una società orientata positivamente verso il servizio agli altri, sarebbe semplice spostare un grande masso, basterebbe semplicemente far accorrere tutti quanti per aiutare a spostarlo. In una società orientata verso il servizio a sé, sarebbe molto più difficile far sì che tutti quanti si mettano al lavoro sul masso per il bene comune. Pertanto, per compiere qualsiasi cosa è molto più semplice cercare il principio del servizio agli altri e crescere in comunità orientate positivamente piuttosto che in comunità orientate negativamente. È esatto? Io sono Ra. È esatto. Intervistatore, grazie. Potete dirmi in che modo e per quale scopo è costituita la Confederazione dei Pianeti? Io sono Ra. Nella dimensione dell'amore o della comprensione, il desiderio di servire inizia ad essere un obiettivo preponderante del complesso di memoria sociale. Pertanto, coi percentili di entità planetarie, più all'incirca un ulteriore 4% di quelle entità della quale non possiamo parlare, si sono trovate molto, molto del vostro tempo fa a cercare di effettuare la stessa cosa, il servizio agli altri. Il legame fra queste entità consisteva nel condividere e nel perseguire insieme tali obiettivi di servizio comuni. Ogni volta che essi avessero raggiunto una comprensione di altri esseri, di altre entità planetarie, e di altri concetti di servizio, perciò ciascuno di essi ha volontariamente inserito i dati del complesso di memoria sociale in quello che potreste considerare un complesso centrale di pensiero disponibile a tutti quanti. È stata così creata una struttura grazie alla quale ciascuna entità è in grado di svolgere il proprio servizio specifico, facendo contemporaneamente ricorso a qualsiasi altra comprensione che sia necessaria per migliorare il servizio stesso. Questo è il motivo della Costituzione, nonché il modo di operare della Confederazione. Intervistatore, con un numero così elevato di pianeti in questa galassia, mi stavo chiedendo se voi dite che circa 500 pianeti fanno parte della Confederazione. Mi sembra una percentuale piuttosto bassa rispetto al numero totale dei pianeti di quarta e di quinta densità esistenti. Esiste una ragione per tale percentuale relativamente bassa in questa Confederazione? Io sono Ra. Esistono diverse confederazioni. Questa Confederazione lavora con le sfere planetarie di sette delle vostre galassie, per così dire, ed è responsabile per le chiamate provenienti dalle entità di queste galassie. Intervistatore, potreste definire la parola galassia nel modo in cui l'avete appena utilizzata? Io sono Ra. Utilizziamo questo termine nello stesso senso in cui voi usereste il termine sistema stellare. Intervistatore, sono un po' confuso sul numero approssimativo di pianeti nei quali la confederazione di cui fate parte presta il suo servizio. Io sono Ra. Comprendiamo la confusione. Abbiamo delle difficoltà con il vostro linguaggio. Il termine galassia deve essere sciso. Noi chiamiamo galassia col complesso vibratorio che è locale. Pertanto, il vostro Sole è quello che noi chiamiamo il centro di una galassia. Comprendiamo che voi date un altro significato a questo termine. Intervistatore, sì, nella nostra scienza il termine galassia si riferisce al sistema
stellare lenticolare che comprende milioni e milioni di stelle e quest'area di confusione si è già presentata in passato. Sono contento di aver chiarito questo punto. Ora, utilizzando il termine galassia col significato che ti ho appena fornito, ovvero il sistema stellare lenticolare che comprende milioni di stelle, siete a conoscenza dell'evoluzione di altre galassie al di là di questa? Io sono Ra. Siamo consapevole della vita in misura infinita. Questa tua supposizione è esatta. Intervistatore, puoi dirmi se la progressione della vita in altre galassie è simile alla progressione che è presente nella nostra? Io sono Ra. La progressione è quasi la stessa e si avvicina asintoticamente alla corrispondenza lungo l'infinito. La libera scelta di quelli che voi chiamate si sistemi galattici determina delle variazioni di natura estremamente modesta fra una delle vostre galassie e l'altra. Intervistatore, quindi la legge dell'uno è davvero universale nel creare la progressione verso l'ottava densità in tutte le galassie, esatto? Io sono Ra, è esatto. Esistono infinite forme, infinite comprensioni, ma la progressione è una. Intervistatore, suppongo che non sia necessario che un individuo comprenda la legge dell'uno per passare dalla terza alla quarta densità, è esatto? Io sono Ra. È assolutamente necessario che un'entità realizzi consapevolmente che essa non comprende al fine di poter essere raccolta. La comprensione non appartiene a questa densità. Intervistatore, questo è un punto molto importante. Ho usato il termine sbagliato. Quello che intendevo dire è che credo che non sia necessario che un'entità sia coscientemente consapevole della legge dell'uno per passare dalla terza alla quarta densità. Io sono Ra, è esatto. Intervistatore, in che modo lungo le densità è necessario che un'entità sia coscientemente consapevole della legge dell'uno per poter avanzare? Io sono Ra. Il raccolto di quinta densità avviene per le entità le cui distorsioni vibratorie accettano consapevolmente l'onore dovere della legge dell'uno. Tale responsabilità onore è il fondamento di questa vibrazione. Intervistatore, potete dirmi qualcosa di più su questo concetto di onore e responsabilità? Io sono Ra. Ogni responsabilità è un onore, ogni onore una responsabilità. Intervistatore, voglio porre una domanda abbastanza discutibile. Potrei non inserirla nel libro. Mi stavo chiedendo se potresti spiegarci le mutilazioni del bestiame che si vedono attualmente in tutto il paese e anche altrove. Io sono Ra. La maggior parte delle vostre cosiddette mutilazioni avvengono secondo le modalità dei vostri esseri di seconda densità che si nutrono di carne di decomposizione. Una parte di queste cosiddette mutilazioni sono di tipo multidimensionale, come voi potreste chiamarle. Un costrutto di forma pensiero che utilizza le diverse porzioni per aver vita ed esistenza in terza densità. Intervistatore, da dove provengono queste forme pensiero? Io sono Ra. Si tratta di una domanda molto ambigua, comunque tenteremo di darvi una risposta. In primo luogo, esse provengono dal Creatore. In secondo luogo, esse provengono da quelli che voi potreste chiamare pensieri dei piani astrali inferiori. In terzo luogo, come complesso di costrutto visualizzabile, risiedono in una parte al di sotto della vostra crosta, del vostro pianeta. Intervistatore,
esse possiedono una forma particolare? Io sono Ra. Queste entità possono assumere qualsiasi forma pensiero associata con un'emozione di paura o di terrore. Intervistatore. Queste forme pensiero sono in grado di attaccare solo il bestiame o possono attaccare anche gli esseri umani? Io sono Ra. Queste forme pensiero non possono attaccare gli esseri di terza densità. Intervistatore. Grazie. Potete parlarmi delle piume d'argento che a volte abbiamo trovato sulle nostre facce o altrove? Io sono Ra. Queste piume di cui parli sono una materializzazione di un segnale orientato soggettivamente che mostra ad un particolare complesso mente-corpo-spirito e a nessun altro un significato di natura soggettiva. Intervistatore, chi crea le piume d'argento? Sono reali? Io sono Ra. Vi preghiamo di immaginare il crescente potenziale per l'apprendimento e insegnamento. Ad un certo punto verrà fornito un segnale per indicare la proprietà o l'importanza di quell'apprendimento e insegnamento. L'entità stessa, in cooperazione con i piani interni, crea qualsiasi tipo di segnale che sia per essa il più possibile comprensibile o evidente. Intervistatore, state dunque dicendo che siamo noi stessi a crearle? Io sono Ra. Le entità non le creano in modo consapevole, sono le radici del complesso mentale a crearle. Una volta che esse toccano nella loro comprensione l'infinito intelligente. Intervistatore, grazie. Potete fornirci una breve descrizione delle condizioni presenti in quarta densità? Io sono Ra. Vi chiediamo di tenere in considerazione, mentre la descriviamo, che non esistono parole per descrivere positivamente la quarta densità. Possiamo solo spiegare che cosa essa non è e solo approssimativamente che cosa essa è. Al di là della quarta densità, le nostre capacità sono sempre più limitate fino al punto di non trovare più le parole. Cosa non è la quarta densità? Non è caratterizzata da parole, a meno che non si scelga di usarle. Non è caratterizzata da pesanti veicoli chimici per le attività del complesso corporeo, non è caratterizzata da disarmonia all'interno del sé, non è caratterizzata da distorsioni fra le persone, non è caratterizzata entro i limiti delle possibilità da alcuna possibilità di generare disarmonia, approssimazioni di affermazioni positive e un piano caratterizzato da un tipo di veicolo bipiede che è molto più denso e molto più ricco di vita ed è un piano nel quale ognuno è consapevole dei pensieri degli altri sé. È un piano dove ognuno è consapevole delle vibrazioni degli altri sé e un piano di comprensione e comprensione delle sofferenze della terza densità, è un piano che tende verso la saggezza o la luce, è un piano nel quale le differenze individuali sono pronunciate ma vengono automaticamente armonizzate attraverso il consenso del gruppo. Qui vorrei veramente fare un appunto, è meraviglioso quello che ci aspetta in quarta densità. Wow! Intervistatore, potreste definire la parola densità nell'accettazione in cui l'abbiamo usata per fornirci un'idea un po' più precisa sul significato di questo termine quando voi lo utilizzate? Io sono Ra. Il termine densità è un termine che voi definireste matematico. La migliore analogia è quella della musica dove dopo le sette note della vostra scala di tipo occidentale, per così dire, l'ottava nota dà l'inizio a una nuova ottava. All'interno della
vostra grande ottava di esistenza che noi condividiamo con voi, sono presenti sette ottave o densità. All'interno di ciascuna densità ci sono sette subdensità. All'interno di ciascuna subdensità ci sono sette subsubdensità e così via all'infinito. Intervistatore, vedo che il tempo che abbiamo utilizzato è stato poco più di un'ora. Preferirei continuare, ma vorrei chiedervi quali sono le condizioni dello strumento in questo momento. Io sono Ra. Questo strumento è bilanciato. È possibile continuare se lo desideri. Intervistatore. Bene, proseguiamo con quello di cui stavamo parlando, ovvero le densità. Ciascuna densità possiede dunque sette subdensità, che a loro volta possiedono sette subdensità, che a loro volta possiedono sette subdensità. Il numero aumenta a un ritmo esattamente veloce dal momento che esso si settuplica ad ogni passaggio. Questo significa che ad ogni livello di densità sta accadendo tutto ciò a cui è possibile pensare e che diverse cose che non sono mai state pensate stanno accadendo. Tutto sta accadendo. Sono confuso. Io sono Ra. Dalla tua confusione selezioniamo il concetto con cui stai lottando, che è quello delle possibilità infinite. Puoi considerare che ogni complesso di possibilità e probabilità ha un'esistenza. Intervistatore, quello che facciamo quando pensiamo alle possibilità che possono accadere, ad esempio quando fantasticchiamo, tali pensieri diventano reali in qualche densità. Io sono Ra. Questo dipende dalla natura della fantasia. Si tratta di un argomento molto vasto. Forse la cosa più semplice che possiamo dire è che se la fantasia, come voi la chiamate, è una fantasia che attira il sé, essa diventa a quel punto una realtà per il sé. Se si tratta di una generale fantasia contemplativa, essa può entrare nell'infinità dei complessi di possibilità, probabilità e avviene altrove, non avendo un particolare attaccamento ai campi energetici del creatore. Intervistatore, per chiarire un po' il concetto, se io dovessi fantasticare fortemente di costruire una nave, ciò accadrebbe in una di queste altre densità? Io sono Ra. Questo accadrebbe, sarebbe accaduto o potrà accadere. Intervistatore, quindi ad esempio, se un'entità dovesse fantasticare fortemente di lottare con un'altra entità, questa accadrebbe? Io sono Ra. In questo caso la fantasia dell'entità ha a che vedere con il sé e con l'altro sé, cioè lega la forma pensiero al complesso di possibilità, probabilità connesso con il sé che è il creatore di questa forma pensiero. Questo dunque aumenterebbe la possibilità, probabilità di farlo accadere negli avvenimenti di terza densità. Intervistatore, il gruppo di Orione utilizza questo principio per creare delle condizioni che portino al raggiungimento del loro scopo? Io sono Ra. Risponderemo in modo più specifico di quanto non lo sia la domanda. Il gruppo di Orione utilizza delle fantasie di natura ostile o di altra natura vibratoria negativa per alimentare o rafforzare queste forme pensiero. Prima di andare avanti, volevo fare un appunto molto molto importante. Se avete seguito il discorso che ha fatto Ra, quindi ogni nostro pensiero, ogni nostra fantasia succede, prende forma in qualche altra dimensione, in qualche altra realtà. È pazzesca questa cosa. Ogni nostro pensiero, lo sapevo che i nostri pensieri erano potentissimi e lo sapevo che ai pensieri bisogna dare fare molta attenzione, ma a questo livello non l'avevo mai pensato. Praticamente è pazzesca questa cosa.
Avanti, intervistatore. Essi utilizzano mai, diciamo così, delle gratificazioni del corpo fisico per amplificare tale fantasia? Io sono Ra. Essi sono in grado di farlo solo quando è presente una grande abilità di percepire le forme pensiero da parte del complesso mente-corpo-spirito ricevente. Questo può essere definita una caratteristica insolita, ma è stato in effetti un metodo che è stato utilizzato dalle entità di Orione. Intervistatore, i numerosi erranti che sono giunti ora e nel recente passato su questo pianeta sono stati esposti ai pensieri di Orione? Io sono Ra. Come abbiamo detto in precedenza, gli erranti diventano completamente creature di terza densità nel loro complesso mente-corpo. Esiste la stessa identica probabilità che sia presente una simile influenza per un'entità errante come per un qualsiasi complesso mente-corpo-spirito di questa sfera planetaria. L'unica differenza è presente a livello del complesso spirituale che, se lo desidera, possiede un'armatura di luce, per così dire, che gli permette di riconoscere più chiaramente le cose che non sono così come dovrebbe essere appropriatamente desiderate dal complesso mente, corpo, spirito. Questo non è nulla più che una tendenza e non può essere definita una comprensione. Nel suo complesso mente, corpo, spirito, l'errante è inoltre, per così dire, meno distorto verso la tortuosità delle confusioni positive e negative di terza densità. Pertanto, egli spesso non riconosce tanto facilmente quando un individuo più negativo, la natura negativa di determinati pensieri o esseri. Intervistatore, quindi gli erranti, una volta incarnati qui, sarebbero dei bersagli ad alta priorità per il gruppo di Orione. Io sono Ra, esatto. Intervistatore, e se un errante dovesse essere, per così dire, violato col successo del gruppo di Orione, che cosa accadrebbe a questo errante in corrispondenza del raccolto? Io sono Ra. Se l'entità errante dovesse aver dimostrato attraverso le sue azioni un orientamento negativo nei confronti degli altri sé, essa verrebbe, come abbiamo detto in precedenza, catturata nelle vibrazioni planetarie. E una volta raccolta, dovrebbe probabilmente ripetere di nuovo il grande ciclo di terza densità come entità planetaria. Questa sarà l'ultima domanda completa di questa sessione. C'è qualche breve domanda alla quale possiamo rispondere prima di concludere la sessione? Intervistatore, vorrei solo sapere se lo strumento può essere messo maggiormente a proprio agio. Io sono Ra. Questo strumento è a proprio agio, tanto quanto è possibile per voi metterlo. Considerando le distorsioni di debolezza del suo complesso corporeo, siete meticolosi. Io sono Ra. Vi lascio nell'amore e nella luce dell'Uno Infinito Creatore. Andate avanti, dunque, rallegrandovi nel potere e nella pace dell'Uno Creatore. Adonai. E qui finisce questa sessione lunghissima e io faccio solo un appunto di quello che ha detto per l'ultimo, una delle ultime domande e la risposta dirà a proposito degli erranti. Quindi gli erranti abbiamo detto che sono degli esseri che sono passati dalla terza densità, che è la più difficile, quella nostra, che dura 75.000 anni, ma è la più terribile perché ci sono C'è il velo dell'oblio, come abbiamo detto. Quindi hanno passato questa intera terza densità. Hanno passato la quarta densità, sono arrivati nella quinta e sono nella sesta, per esempio. Decidono di tornare nella terza densità perché si vogliono polarizzare ancora maggiormente per accedere prima. Come dire,
polarizzarsi di più e passare più esami, per così dire, ecco, per capirci meglio, quando un'entità di quella densità torna indietro nella terza densità, che si dimentica chi è, tutto quello che fa tutto questo passaggio, a questo punto può essere il bersaglio di uno, diciamo, di un'entità orientata negativamente, che lo può portare addirittura a perdere tutta la polarizzazione e tornare in terza densità di nuovo, a fare di nuovo tutto il ciclo delle incarnazioni e passare ancora. Quindi prendono un rischio pazzesco. Prendono un rischio pazzesco per fare tutto ciò. Questo è davvero incredibile. Allora, io mi fermo qui e vi aspetto con la prossima sessione. Grazie a tutti e grazie della vostra attenzione.